Buongiorno, segno dell'acquario. Buongiorno, mamma, che casotto. Scusate, qua smontiamo tutto, c'è di tutto. Dovremmo rifare la postazione, ma però ci sono gli oroscopi. Acquario, ciao, come stai? Non sei messo male, caro acquario. A parte che il plenilunio è appena finito nel tuo segno, ancora ne senti gli strascichi. Plenilunio importante per tantissime persone, ma soprattutto per te, Acquario. Hai capito dentro di te cosa è la libertà di essere se stessi. Ci sono tanti rapporti che in questo momento vacillano, cari amico dell'Acquario, perché ti rendi conto che non sono quello che vuoi, quello che ti soddisfa veramente. Però non ti dà nemmeno dolore questo vacillare stavolta, c'è una forte consapevolezza. E questo è effetto della luna. Vediamo poi altro. Scusate. Scusate, il raffreddore estivo. Allora, Saturno e Giove sono in acquario. Rieccomi, scusate. Raffreddore, cioè la faceva da padrone. Allora, Acquario, Saturno e Giove sono nel tuo segno e poi Venere è nel segno amico della bilancia, quindi dei segni di aria sei uno dei quelli forti, vivi i gemelli, aria forte. Fortunatamente se ne sono andate tutte le opposizioni perché avevi anche il Sole in opposizione, adesso via anche il Sole, è passato in Vergine. Fantastico, ti sei liberato, Acquario. Tutte quelle cose che ti gravavano sulle spalle, via, se ne sono andate. Non ci sono più, tra l'altro, pianeti nei segni di fuoco. I segni di fuoco sono a riposo. L'unico pianeta che continua a ostacolarti è Urano in Toro, che tra l'altro fa quadrato con un Saturno in Acquario. Saturno e Urano, che sono due pianeti di movimento, uno più lento e uno più veloce, che sono in quadratura, sì, è un anno difficile, dobbiamo dirlo, però in ogni caso c'è Giove che ci aiuta. Poi non ci sono più quadrature né opposizione, Acquario. Dal segno dei pesci, Nettuno continua a farci provare questo, a farci scavare dentro di noi, tra l'altro molto. In questo momento retrogrado è come se dentro di noi qualcosa veramente venisse in superficie. Segni di terra forti, c'è poco da fare, fortissimi. Marte, Mercurio e il Sole sono in Vergine. Plutone è retrogrado in Capricorno e Urano abbiamo detto che è in Toro. Questi sono, bene o male, i movimenti planetari di questa settimana, cioè la disposizione dei pianeti di questa settimana. Non ci sono passaggi. Ok, andiamo a vedere come si muove la settimana dell'acquario. Energia interna dell'acquario. Il sole. Energia esterna. La morte. La trasformazione. La morte al dritto. La trasformazione. Energia della settimana. Sfida. Cosa c'è a fondo marzo? Il diavolo. Ah beh, ah beh, cominciamo bene. Il sole, c'è ottimismo, c'è positività, c'è voglia di ridere. Si sta riprendendo l'acquario da un periodo che effettivamente è stato fatto di giostre, ma soprattutto di periodo negativo. C'è il diavolo a fondo mazzo, qualcosa ci fa sentire il suo richiamo. Cos'è? Una dipendenza? È qualcuno che abbiamo lasciato lì, è qualcuno che si riaffaccia, è qualcosa da cui non riusciamo a separarci, è gelosia. Andiamo a vedere. Energia esterna, la trasformazione, la morte, qualcosa sta morendo, ma sta morendo per trasformarsi, ok? Per riprendere una nu nuova spoglia. Andremo a vedere comunque. Vediamo questo sole come energia positiva. Il papa, le stelle, il sette di bastoni.
piena di coppe. Sicuramente c'è qualcuno nella vostra vita acquario, qualcuno che vi vuole dimostrare amore, che vi dà amore, qualcuno che vi parla d'amore, ok? Per molti è una persona con cui avete un rapporto da lungo tempo, però è una persona con cui chissà perché avete le difese alzate, ok? Occhio, papa e stelle. Questa persona che vi parla d'amore potrebbe essere nel vostro destino, potrebbe essere una persona destinata a voi, ok? Voi però stranamente avete le difese alzate. In ogni caso si fa chiarezza relativamente a questo farsi avanti, a questo voler esprimere l'amore, voler esprimere i sentimenti, ok? Quindi molto molto positivo questa energia interna. Vediamo questa trasformazione esternamente, questa morte. Di cosa ci parla questa morte? Ci parla ancora di desiderio, ma ci parla anche di matrimonio, di rapporto stabile. Per molti un rapporto stabile sta morendo, ma per dare vita a un nuovo tipo di rapporto, ok? Le difficoltà sono tante, tantissime, sono state tante. C'è stato anche una chiusura sentimentale, però ricordatevi che state rinascendo a nuova vita, ok? Bellissima questa carta, questa è la gioia, questo è il desiderio, ok? Quindi esternamente a voi, sì, c'è una situazione che sta cambiando, assolutamente si sta modificando, muore per rinascere in un'altra forma. Per molti è un rapporto stabile che avete da tempo, ma che adesso con tutta una serie di difficoltà comincia a dare segni di cedimento, di allontanamento sentimentale, ok? Ma in ogni caso questo allontanamento per voi preclude un miglioramento. Sì, c'è una morte, ma in ogni caso si va incontro ad un miglioramento, ad una trasformazione. Più che miglioramento parliamo di trasformazione. Andiamo a vedere adesso dal lunedì alla domenica, ok? Quali sono le energie acquario del lunedì della domenica? E poi soprattutto andremo ad aprire queste energie. Ricordatevi che i giorni sono indicativi, che ci interessa il flusso degli avvenimenti. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Avete voglia di controllo, avete voglia di non perdere nulla di acquisito. Vediamo questa. Il lunedì c'ho un 9 di spade, tanta ansia, tanta angoscia. L'acquario non dorme nemmeno. Ragazzi, l'acqua a mare oggi era fredda. Ecco, mi è venuto pure il raffreddore, ma proprio fredda, stranissima. Oggi è una giornata bellissima, l'acqua era congelata. Allora, torniamo al nostro acquario, acqua, acquario, insomma, anche se l'acquario è un segno d'aria. 9 di spade, l'acquario non dorme, in ansia, in angoscia. Ancora il 7 di bastoni, l'abbiamo trovato qui. Ha le difese alzate l'acquario nei confronti di un cambiamento, ok? Che si prospetta di un grande cambiamento, di un viaggio. Qualcuno cambia domicilio, cambia casa, cambia nazione, cambia città, ma soprattutto si allontana da quello che è stato stabile fino ad adesso. Qualcuno chiude proprio le comunicazioni con qualcosa di stabile, ok? Questo mette ansia, conflitti, presumo che siano anche conflitti interni. Ok, quindi abbiamo un acquario che alza le difese nei confronti di qualcuno probabilmente, o nei confronti di un cambiamento. È restio stavolta, è restio, è quasi spaventato, in ansia. Un acquario che è spaventato per un cambiamento sembra quasi strano, però così è come se avvertisse dentro di sé una sorta di chiusura, molto lungimirante comunque l'acquario questa settimana, inizia molto lungimirante l'acquario la settimana, guardate le stelle, però ce n'è al contrario, io queste di solito non le leggo mai le carte al contrario in questa fila,
Perché mi sono andato? Perché la stella al contrario? Che cos'ha che non va l'acquario questa settimana? Desideri non realizzati, ci parla la stella al contrario. E il matrimonio ancora. Indecisione. Parliamo di matrimonio, parliamo di qualcuno che arriva, di passionalità anche all'interno, più che di matrimonio potrebbe essere un rapporto, ok? Di tanta passione all'interno del rapporto, ma c'è un acquario che comincia a essere glaciale, che è glaciale. Ho la sensazione, già dalle prime carte, che l'acquario sta per prendere delle decisioni riguardo un rapporto fisso di lunga data. Un rapporto che in ogni caso, tra virgolette, è come se fosse del destino, che potrebbe essere un rapporto karmico, un rapporto comunque che sta gestendo da tanto tempo. C'è la voglia comunque di alzare le difese rispetto a questo rapporto, perché queste carte, ora che le sto riguardando, ok. Le stelle sono anche il desiderio, ma qual è il desiderio di alzare le difese? Quindi cambiamo. Modifichiamo un attimo questa energia, la lettura dell'energia interna. Qui c'è un acquario che fa chiarezza. La chiarezza qual è? Alzare le barriere relativamente a qualcuno, ok? Probabilmente qualcuno che pensiamo in qualche modo abbia un legame particolare animico con noi, di destino, o in ogni caso un rapporto stabile nella nostra vita. La regina di spade, ancora l'acquario, vuole tagliare, guardate qui ho due volte l'acquario, le stelle, la regina di spade, però è un'energia di taglio, di grande logica questa regina. È indecisione rispetto a questo taglio. Mercoledì abbiamo il giudizio, i nodi vengono al pettine in qualche modo, qualcosa rinasce, si ristabilisce. Ancora un 4 di denari. Ecco, comunicazioni relative a qualcuno. Qualcomunicazione a un ritorno, secondo me, a qualcuno che potrebbe ritornare, ma voi non avete voglia, voi avete voglia di mantenere lo status delle cose con una persona che in questo momento è accanto a voi e che da un punto di vista pratico vi dà tanto. Vero, vi mette confusione comunque questa situazione. Quindi, occhio acquari, la sensazione che ho al di là delle carte è che in qualche modo in settimana ci può essere il ritorno, il riaffacciarsi nella vostra vita di qualcuno che però state attenti, voi sentite come una minaccia, tra virgolette, perché vi minaccia lo status delle cose, vi minaccia la presenza di questa persona che in questo momento molti di voi hanno accanto e che si occupa, si prende cura di voi, da un punto di vista pratico parliamo, ok? Quindi questo vi mette tanta tanta confusione. Sette di bastoni, ragazzi, questa è una settimana in difesa comunque, l'acquario tutta la settimana la gioca assolutamente in difesa, questo è il terzo sette di bastoni che ci troviamo. Ok, quindi tutta la settimana ce la giochiamo in difesa come acquario. Da cosa ci difendiamo? Dal dolore, ragazzi, c'è poco da fare. Ci difendiamo dalla chiusura e dal dolore. Vogliamo investire in una maniera diversa, vogliamo aprirci a soluzioni differenti. L'acquario si difende tanto. Vuole aprire nuovi cicli, l'acquario, ok? Vuole investire in se stessa e in se stesso e negli altri, in situazioni nuove. Si difende dal dolore. La situazione che sta vivendo probabilmente potrebbe causargli del dolore. Ecco perché investe nel nuovo l'acquario. A parte che è tipico dell'acquario. Sette di spade, il tradimento. Il tradimento, l'essere non chiaro, poco chiaro, il portare avanti situazioni. Sette di spade e cinque di spade, ragazzi, qui non si sbaglia. Qui qualcuno tradisce chi cosa, bah, non lo so, ma sicuramente ci sono anche gli amanti, eh.
e l'appeso. Qui c'è una situazione che da tempo va avanti di tradimento. O l'acquario si sente tradito, spia qualcuno e capisce di essere stato tradito, o si sente tradito l'acquario, ok? È una sensazione che ha da tempo. Ora è un acquario che tradisce, che in ogni caso ritrova l'armonia con qualcun altro. Qua abbiamo tre persone, ok? Quindi bugie che vengono a galla o bugie che in ogni caso si percepiscono. C'è però questa sensazione di attesa, ok? Di vedere dove si va a finire, di grande indecisione riguardo a questo tradimento, perché quello che mi arriva è che proprio c'è indecisione su quello che si deve fare. C'è voglia di vincere comunque, eh? Ancora un 7 di bastoni, allucinante. Qua la situazione, qua è una strada che si apre per voi, ma come si apre? Qua c'è la vittoria della parte dell'acquario. Ma come, ragazzi? Allontanandosi. Questo è un acquario che deve allontanarsi da tutte le situazioni che lo mettono in difficoltà, un acquario che si difende allontanandosi. Qua parliamo di amicizia, amore, quello che volete, ma qua c'è bisogno di allontanarsi per vincere. La vostra vittoria sta nell'allontanamento. Troverete un nuovo domani, una nuova strada molto più bella, ok? Molto più. Questa è veramente anche una strada del destino, ma in ogni caso lasciamo stare il destino, questa è una grande strada, è un grande domani, guardate qua c'è il sole, ok? Quindi ancora un asso di denari, ragazzi, il futuro è dalla vostra parte, acquario, è tutto dalla vostra parte, una grande strada lavorativa, sentimentale, che concilia tutti e due, familiare, sicuramente. Quello che avete davanti è un bellissimo domani, però per farlo molti di voi dovranno allontanarsi dalle situazioni attuali. Non ci credo, non ci credo. Asso di denari, asso di denari. Ragazzi, si apre una porta e si apre in una maniera assolutamente improvvisa, anche nascosta. C'è qualcosa di nascosto, c'è qualcosa che non vi è ancora chiaro che si apre per voi, ragazzi. Ma è una porta veramente, la porta delle meraviglie si sta aprendo per l'acquario. Sono molto contenta e voi sapete perché. Si apre in maniera abbastanza improvvisa. Per qualcuno si apre col disvelamento di alcune situazioni e quindi che crollano, per altri si apre perché si deve aprire, ok? In ogni caso si fa luce su tutta una serie di cose. C'è comunque emozione, c'è paura anche rispetto a questa nuova apertura. L'imperatrice, c'è amore incondizionato, c'è creatività, c'è il mettersi in gioco, ok? C'è un acquario che finalmente decolla. Chiaro. Questa luna è una carta scomoda, mi fa capire di situazioni poco chiare, di situazioni nascoste, ma anche di emozione, di paura, di confusione. Probabilmente è la confusione che regna sovrana, perché è così improvviso questo cambiamento che vi rende confusi. Ok, questo è quello che stavolta mi arriva. Vediamo qual è. Ancora il mondo, ragazzi, si chiude un ciclo, se ne apre un altro, se ne apre uno molto bello. Andiamo a vedere, questa è l'energia della settimana. Assolutamente sì. La giustizia, finalmente un acquario che avrà quello che si merita, ragazzi, il desiderio, la gioia, le comunicazioni, il 10 di denari che ci parla di famiglia, ma ci parla di soddisfazione economica, professionale, lavorativa. Arrivano le notizie lavorative che aspettavate, arrivano le proposte. Inizia un nuovo ciclo per l'acquario.
Cos'è qui che dobbiamo stare attenti? La sfida qual è? Superare questa sensazione di caos. L'abbiamo visto anche prima, la torre. L'acquario si sente nel pieno del caos questa settimana. Dobbiamo superare questa sensazione di caos, ok? Le cose vanno sistemate. Ancora il giudizio di coppe. Molti acquario hanno caos dentro, ma è relativo a una mancanza, relativo a un rapporto di coppia in cui vorrebbero un ritorno. Sono forti, in cui in questo momento è forte la mancanza, ok? Molti c'è la rinascita. Ok, dopo un periodo di mancanza c'è la rinascita, quello che però assolutamente all'interno di una coppia, quello però dobbiamo assolutamente bypassare è il caos, questo senso di caos che abbiamo dentro. Ok, acquario. Quali sono i segni che interagiscono con l'acquario questa settimana? Il toro. L'acquario l'abbiamo trovato in tutte le salse. Il leone. Primo di tutti abbiamo trovato lo scorpione, la bilancia. Questi sono i segni e i pesci. Questi sono i segni principali, adesso li andiamo a rivedere. Caro acquario, beh, la settimana inizia così così, però c'è forte ottimismo, c'è forte positività ed è quella che poi alla fine vi farà andare avanti. A me la settimana c'è un attimo di non sapere dove andare, che fare, si vorrebbe trattenere. Quello che sia, ma nello stesso tempo c'è l'impulso ad andare diversamente, a tagliare anche delle situazioni in cui ci sentiamo appesi, però questa settimana c'è questo senso di tradimento che la fa da padrone, ci si deve sente che l'unica soluzione è allontanarsi da questa strada. La vittoria ce l'abbiamo nell'allontanarci da quello che ci ha fatto stare male. Il senso di tradimento tantissimo, una situazione che continua a stare a, in cui continuiamo a rimanere sospesi. Interessante però che a fine una settimana, tra l'altro la parola chiave è difesa. L'acquario si difende, per più di metà della settimana si difende dal tradimento, si difende dal prendere una decisione. Si difende da un taglio, si difende dal dolore. Ok? È un acquario che ha tanta ansia relativamente a un cambiamento che sa che sta per avvenire. Però poi alla fine c'è un riequilibrio, c'è una sorta di ritorno alla pace, per così dire. In qualche modo si supera questa sensazione di ansia, di angoscia, ma perché? Perché si prende una decisione. Io esternamente, ragazzi, c'è una situazione da chiudere. L'acquario questa settimana ha a che fare con una decisione abbastanza forte, che è quella di una chiusura, però è una chiusura che porta soltanto bene. Non tutti chiuderanno, è chiaro. Poi non si tratta, non per tutti si parla di amore, può essere amicizia, lavoro. Sappiate però che questa è una settimana molto positiva, vi arriveranno notizie di lavoro positivissime, vi arriverà alla fine settimana tanta positività, finalmente a fine settimana avrete chiara la vostra strada. Molto molto bello questo oroscopo, anche se gli inizi della settimana sono difficili ancora, ok? Difficili perché c'è questo rapporto, questo senso di tradimento, queste bugie che ancora aleggiano nell'acquario, ma che adesso sono destinate proprio ad essere a finire, cioè la trasformazione, c'è cioè la morte definitiva, ok? Andiamo a vedere adesso qual è un oracolo dell'acquario per quanto riguarda l'amore. La settimana del 23 al 29 agosto, come sarà? Toccandosi l'un l'altro, carta numero 22, numero magico il 22, ora vado a leggere. Toccarsi. In apparenza l'oracolo è favorevole, per un attimo ci si trova a vivere in una dimensione libera da qualsiasi inquietudine, si fluisce, nostro malgrado. Tuttavia l'oracolo mette in guardia.
poiché tutto questo è provocato da qualcosa di esterno a te, inevitabilmente dipende da quell'elemento catalizzatore, dunque è instabile. Instabilità, abbiamo visto anche un paio di torri. Instabilità, inquietudine anche, ok? Siete troppo attaccati a qualcosa di esterno, dovete essere molto più attaccati a voi stessi piuttosto che dipendenti da qualcuno all'esterno di voi, ok? Proprio dal toccarsi anche fisicamente. Andiamo a vedere, per quanti lo volessero, qual è il gallo canta, ragazzi. C'è poco da fare. Qualsiasi orario. Allora, vediamo qual è la carta dell'erotico, settimana erotico-passionale, no? Come sarà da un punto di vista erotico-passionale l'energia dell'acquario? Oddio, l'acquario non è una persona così passionale, o almeno. Manco a dirlo, è che ho preso la regina di spade. Ho preso l'acquario. E qui, ragazzi, ma ditemi dove è la passione. O almeno, questa è una persona che anzitutto è vestita, prima di tutto. Dopodiché, guardate, ha un cuore trapunto di spilli. Quello che mi arriva, vi leggo la carta per come mi arriva, non per quello che c'è scritto No, per come mi arriva. Questa donna ha paura della parte della sessualità in questo momento. C'è una candela che si consuma molto lentamente, ok? Quindi è una sessualità lenta, un erotismo lento, più erotismo che sessualità vera e propria quella di questa donna. Tra l'altro è molto attratta dalle divise, diciamoci la verità. Ma non è quello. È come un campanello d'allarme, ok? È come se si spogliasse ancora in questo momento potrebbe soffrire. Questa è la settimana dell'acquario. È una settimana che ci mette in guardia dallo spogliarci troppo da un punto di vista sentimentale, erotico, passionale, non sentimentale, perché rischieremmo il cuore trapunto di spilli. Così lo leggo, ragazzi. Magari la prossima volta mi verrà di leggere in un altro modo, ma così mi arriva, così lo leggo. Adesso gli sciamani. Con gli sciamani questa settimana, acquario 23-29 agosto, cosa ci dicono gli sciamani? Ci parlano di bugie gli sciamani, anche gli sciamani ci parlano di bugie, ci parlano di una. State attenti a quello che vedete riflesso, state attenti a non farvi trarre in inganno da quello che è riflesso nel vetro, ok? Quindi siate molto accorti anche questa settimana. A volte quello che vedete non è esattamente quello che è, ok? Occhio alle apparenze questa settimana, amici dell'acquario. Ok, questo è l'acquario per la settimana che va dal 23 al 29 di agosto 2021. Come al solito, se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima. Bye bye!